Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo un prodotto da buffet, un prodotto salato. Vi lascio alla ricetta. Pepite di patate ci serviranno circa 450 g di patate, un cucchiaio abbondante di pecorino, prezzemolo tritato fine, olio, sale, un po' di pepe se vi piace e del pan grattato. Ci sbucciamo le nostre patate. Rosse a pasta gialla. Potete usare anche il pelapatate tranquillamente, senza problemi. E poi, una volta che ce le siamo sbucciate tutte, ce le tagliamo a pezzi. In questo modo, se sono piccole, quindi io faccio, vedete, quattro pezzi. Ok. Le metto in acqua, altrimenti anneriscono. E continuo fino a quando non le ho fatte tutte. Ho sciacquato le patate, ho messo sul fuoco, aggiungo un po' di sale e adesso le dobbiamo far cuocere. Devono essere ben cotte perché queste poi andranno schiacciate. Quindi io metto un coperchietto così a non chiudere del tutto e le portiamo a cottura. Cotte le patate, io le ho scolate e le dobbiamo schiacciare ancora calde, le schiacciamo tranquillamente con la forchetta. Le patate sono cotte e scolate, io adesso un po' alla volta me le schiaccio. Se volete potete usare uno schiacciapatate, ma non un passapatate, perché sennò diventano troppo collose. Ecco qui, un po' alla volta, come vedete, io me le schiaccio. Facendo in questo modo riuscirete per questa quantità a schiacciarle tranquillamente. C'è anche quell'attrezzino, sapete, che schiaccia le patate, ma in questo modo vi assicuro che si schiacciano benissimo. Patate schiacciate, prezzemolo tritato fine, sale. Non esagerate, tanto potete assaggiare poi se Basta. mettiamo il pecorino. Mischiamo un poco. Sono molto semplici, ma vi assicuro buonissime. Ora possiamo passare anche a lavorare con le mani, tranquillamente. Prendiamo una piccola porzione, facciamo una pallina piccolina, un po' più piccola di quella da ping pong, e ci creiamo così le nostre pepite. Se volete le possiamo pesare. Adesso vi dico quanto devono Se essere. volete al centro potete anche mettere un dadino di prosciutto, di salame o della scamorza. 15 grammi. Ora che sono tutte fatte, io metto olio, non siate avari, ce le giriamo dentro, facciamole belle piene di olio. Questo è un po' come si facevano anticamente i panzerotti napoletani, quelli piccolini e alla fetente, senza uovo, senza niente, ma con l'olio, e poi si mettevano ad asciugare, quindi si faceva questa specie di patina oliosa che li facevano poi friggere. Noi adesso mettiamo il nostro pan grattato e ce le mettiamo dentro, molto semplicemente. Mettiamocele tutte e poi dopo ce le rifiniamo. Ecco qui, adesso ci mettiamo l'altro pan grattato. E poi ce le ripoggiamo nel piatto dove c'era l'olio.
quindi dove le abbiamo passate con l'olio, in modo che rimangano comunque impregnate di olio. Ecco qui, le ho rimesse nel piatto dove c'era l'olio e adesso il pangrattato che ho usato per passarle, ce lo metto sopra, così quando poi le metteremo in forno o nella friggitrice, le ripasseremo nel nostro pangrattato che è al di sotto. Io ho preso uno di questi contenitori usa e getta di alluminio, ma voi chiaramente potete usare quello che volete. Come vedete, le spruzzo un poco di olio all'interno. Ora prendo le nostre pepite, me le ripasso, come vi ho detto, nel pangrattato e me le metto nel nostro contenitore. Voi tranquillamente potete usare una teglietta, non è che io lo faccio per praticità. Ok, non importa che sono vicine, non vi preoccupate, non succede niente. L'unica cosa è che poi quando li giriamo dobbiamo stare attenti a non romperle. Un'altra spruzzatina di olio. Inforniamole nel nostro forno, forno anche ventilato va bene, una bella temperatura, un 205 gradi, 200, fino a doratura. Chiaramente controllatele perché poi le dovete girare. Giratele delicatamente, altrimenti potrebbero rompersi. Nella friggitrice sempre 205 gradi fino a doratura. Se le volete friggere, io vi consiglio di non farlo perché tenderebbero ad aprirsi. Se le volete fare fitte, fate lo stesso procedimento che fate per il croquet. Ecco qua, vedete, io le ho girate con un cucchiaino in modo da non romperle e adesso le facciamo rosolare anche dall'altro lato. Come vedete, io le sto facendo in friggitrice ad aria. Ecco le nostre pepite pronte per essere servite anche come antipasto. A ricetta terminata, vi auguro buon appetito e alla prossima ricetta. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un mi piace.